partita è iniziata. Castaldello, Longhi, cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria e trova il ecco il tiro, la palla entra in rete. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Opportunità per il contropiede. Cerca la profondità sulla fascia. Occhio alla conclusione. Piuttosto sfortunato qui, però il pallone è uscito di un nulla. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Longhi. Palla larga in profondità. Prova con la palla filtrante. Ci mette una pezza. Va via di forza. Ottima pressione la sua. Colpisce il pallone. La gioca in aria, prova ancora, la sfera entra in porta. Anche dopo lo svantaggio non hanno mai perso la calma e ora potrebbero anche completare la rimonta. Il Carpi ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Perfetta parità dunque. Si sono fatti. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Ci prova. Traversa, ha colpito la traversa. Pallone verso il palo più lontano. Libera tempestivamente. Palla riconquistata immediatamente. Prova la giocata nello spocchio alla conclusione. Longhi, di forza. Palla in profondità sulla fascia. Da lì può segnare. Cerca la profondità. Prova il tiro. Ed evita il gol. Grande parata dell'estremo difensore. Ha mostrato una gran classe. Un'autentica parata d'istinto questa. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone.
gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare. Cerca di lanciare il compagno. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Cerca il tiro. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! E adesso possono tornare a controllare il match. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Un bel tiro. Ha avuto sì un pizzico di fortuna con il rimbalzo sul palo, ma se lo meritava. Adesso conducono. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Ottima pressione la sua, palla recuperata. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Grande occasione ma palo. Vede la porta, ecco il tiro. Prova a verticalizzare. Qui può partire il contropiede. Vuole la profondità. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Il Brescia ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Tocco morbido. Da lì può concludere. Va al tiro. Errore qui, pallone sprecato. Sicuro qui l'intervento del portiere. Evidenziale. Lunghi. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Bella azione sulla corsia di sinistra. Cross in arrivo. Nessuno raccoglie il traversone. Il Brescia ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Non possono fare altro che continuare a insistere. Assolutamente. Gioca con un pallone lungo. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Ha la possibilità di andare verso la porta. C'è fallo. L'arbitro gli si avvicina. Può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Evidentemente non trova giusto il cartellino, ma dovrà controllare la sua reazione e misurare anche le parole. In questi casi è facile lasciarsi trasportare. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Questa è una buona opportunità per il pareggio. Vediamo se sceglierà una conclusione di potenza o di precisione. Ci prova! E il pallone in rete! E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario! Alla grande questa occasione. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire, ha messo la palla esattamente dove voleva. Hanno ritrovato la parità. Questa partita provano a partire in velocità. Cerca di allungare il gioco. Cerca il tiro.
Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Davvero di poco. Qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Non è andato lontano dalla rete. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. C'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. L'appoggia sulla fascia. Pallone alto nello spazio. C'è spazio per calciare. Traversone in arrivo. Non c'era spazio. Tocco morbido. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Decide di sfruttare la fascia. Cerca il passaggio profondo. Il difensore recupera il pallone. Grande occasione. C'è un'opportunità. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Sì, di poco, ma era oltre l'ultimo difensore. Gastaldello. Iniziano gli ultimi 10 minuti. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Blanchard con il lancio sulla fascia. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. La mette sulla sinistra. Bella apertura. E ora deve con chance per tirare. Conclusione sul fondo. È stato bravo a controllare la palla, ma forse ha avuto troppa fretta di tirare. Un'occasione comunque sprecata. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Il Brescia decide per una doppia sostituzione. L'assetto della squadra ora potrebbe cambiare radicalmente. Cerca l'uomo là davanti. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. La palla entra in aria. Lunghi si fa trovare al posto giusto e allontana. Palla larga in profondità. Occhio, ci riprova. Ci mette una pezza. Hanno già riconquistato palla. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Lungo passaggio in avanti. Blanchard prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi, mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. Prova a verticalizzare. Pallone alto e lungo sulla fascia. Ottima pressione la sua, può concludere. Fuori di poco, sfortunati qui. Tocca con la testa. Attenzione alla respinta. È stato splendido l'intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. C'è il retropassaggio. Tenta la conclusione. E trova altra chance. Insacca le spalle del portiere. Ed è il probabile gol vittoria. Un gol splendido di potenza e precisione.
Semplicemente fantastico. Certo, con i palloni di oggi fare dei tiri carichi di effetto è più facile, ma secondo me l'ha cercata e l'ha messa proprio dove voleva. Grandissima esecuzione. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Devono cercare di portarsi avanti adesso, però non resta più molto tempo per cercare di segnare. Blanchard fa avanzare la manovra. Si libera la grande. Tocco morbido. Può andare in rete. E l'arbitro chiude qui la partita. Non credo che i giocatori oggi possano essere...